La gelata drammatica di inizio anno rischia di penalizzare non solo gli agricoltori, ma anche i consumatori. Freddo e neve hanno messo in ginocchio migliaia di imprese agricole, soprattutto al sud, dove si produce il 61% degli ortaggi italiani ed il 97% degli agrumi nazionali, produzioni intere falcidiate dal maltempo. L'arrivo di Buran comincia a preoccupare anche gli agricoltori, quindi l'ondata di gelo arriva dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media storica e ha causato così un ritardo nelle colture di 2 settimane. La stessa Coldiretti ha paragonato Buran a un'ondata di freddo del febbraio 2012 o quella ancor peggio del gennaio 1985, considerate due annate orribili per l'agricoltura italiana e che hanno provocato un vero disastro e difficoltà di approvvigionamento anche dei rivenditori al dettaglio. Diciamo che vanno sempre i prodotti del momento, quelli stagionali, quindi si parla di spinaci, bietole, finocchi. Qualcosa abbiamo perché siamo riusciti a salvarlo dalla neve, però più di tanto non ne abbiamo, sempre piccoli quantitativi. La produzione locale soffre un po'. Sì, anche se qualcuno prova a dire ma non avete i carciofi, non avete gli asparagi, è questione di poco, però purtroppo ancora bisogna aspettare, una settimanella, poco più, però ancora c'è. Ma la verdura più se l'ha rovinata un pochino il vento che ha fatto, il burian che ha fatto nelle settimane scorse, l'ha un po' asciugata e un po' bruciata di foglie, però ci stiamo salvando insomma. Sul costo, sul prezzo non ci sono grosse ripetizioni. Ma le verdure non ci sono grossi movimenti. Ma nella busta della spesa i consumatori non rinunciano alla dieta mediterranea, cercando di districarsi tra prezzi e prodotti di stagione, magari fidandosi del loro rivenditore di fiducia. Qual è la verdura che ha sofferto un po' di più? Un po' i finocchi, un po' i cavoli, dai, perché ha fatto la neve, e logicamente un po' il freddo adesso al mattino, la pioggia anche ha inciso un po'. Signora, mi scusi, vedo che sceglie le verdure. Come le trovo in sto periodo? Bene. Bene. Le compro ugualmente. Sì. Non vengo spesso al mercato però non ho tempo. Predilige il mercato o la grande distribuzione? Se riesco a venire il mercato. Meglio. Se no... Sì, più qualità. Non potendo. Si fa di necessità. Virtù. Certo. Sui prezzi trova difficoltà, diversità tra il supermercato e fuori? Beh, oddio, ormai anche al supermercato, a meno che non ci siano le offerte, all'incirca i prezzi penso siano uguali. Degli carciofi un po' malandati se vengono dalla Puglia. Ecco. Però se vengono da Latina, quelle sono buoni. Sono buoni. Sì, va bene così. Prezzi? È abbastanza che si vede qualcosa, dai. Qualcosa un po' più del normale. Qualcosa un po' più del normale, okay. Certo. Sta verdura costa più della carne, quindi un po' un problema, eh? Non lo so come andrà a finire qua. Beh, la roba migliore costa sempre un pochettino di più. Poi il freddo e l'acqua non è che è andato una grossa mano. Insomma, indubbiamente, non hanno avuto il tempo di maturarsi adeguatamente. Comunque... sul mercato ancora si trova della roba discreta, via. Ma poi tutto è relativo, bisogna vedere da che visuale o da quale latitudine si osserva il fenomeno. Prezzi un po' sopra la media per noi, per chi viene invece dall'altra parte del mondo è un bel comprare. Come la trovate in questo periodo? Molto buono. Buona? Sì, sì. Senza dubbio. Con i prezzi? Non sono cari come in Australia, no? Un pochino meno caro. Un po' meno. Viviamo in Australia, allora, sì. Allora qui sì. I prezzi sono buoni. Ecco, qui rispetto a voi. Sì.